Il prefetto di Brindisi, Nicola Prete, il sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella, l'arcivescovo di Brindisi, Monsignor Talucci, alla presenza inoltre delle massime cariche militari ed istituzionali della provincia, hanno inaugurato questa mattina il Centro per l'Autonomia, immobile confiscato alla criminalità organizzata e consegnato ad un'associazione che opera nel campo del volontariato. La cerimonia si è svolta alle ore 11 nel villaggio turistico di Rosamarina, dove è situato l'immobile. La manifestazione è stata organizzata di concerto tra Prefettura di Brindisi, Comune di Ostuni e Centro per l'Autonomia. La villa, composta da 11 vani e ampio giardino, sarà utilizzata dall'associazione per l'accoglienza di persone disabili che vogliono trascorrere qualche giorno al mare sulla splendida costa ostunese. Come si ricorderà, con delibera di giunta del dicembre 2008, il Comune affidò in comodato gratuito ad associazioni che avevano partecipato ad un avviso pubblico 5 immobili appartenuti alla criminalità organizzata ubicati nel territorio ostunese, in base alla legge 109 del 1996. Successivamente l'associazione ha provveduto alla ristrutturazione e all'abbattimento delle barriere architettoniche. Oggi si è vinta una piccola battaglia contro quello che viene definito l'antistato, con grande impegno e unità di intenti. Sì, devo dire una grande battaglia, perché la storia di questo immobile è veramente lunga, era stato lasciato in condizioni pietose. Nessuna associazione cooperativa era disponibile a assumersi l'onere di una ristrutturazione, di una messa a punto, perché ci volevano diverse decine di migliaia di euro. Quindi io sono particolarmente felice e ringrazio il Centro dell'Autonomia perché ha portato avanti il progetto che ci aveva presentato, lo ha realizzato e oggi lo constatiamo. E la dimostrazione, ancora una volta, il messaggio è molto forte, perché una confisca all'interno del villaggio di Rosamarina, che è uno dei villaggi turistici più rinomati, penso che sia un segnale che lascia veramente, diciamo, riflettere. Qui vogliamo dare la dimostrazione che si amministra anche per i campi da golf, si presentano libri, quindi c'è la cultura, l'imprenditoria, l'attenzione e la sensibilità verso chi ha bisogno, e poi tutto in un discorso di trasparenza, di legalità e di grande sensibilità.